E siamo pronti di là? Sì. Siamo, guardi, io assaggio. Caro Francesco, io so, Gaia è giovane, se succede qualcosa io non posso avere questo. Se si parla di prodotti afrodisiaci, penso che questo sia... Il caffè afrodisiaco? Il caviale di caffè. Fermiamoci qui. Dottoressa Pompei, anche il caffè può essere afrodisiaco? Sì. Ma guardi, l'afrodisiaco non parte dal cibo, parte dalla testa, per cui può essere afrodisiaca qualsiasi cosa, vabbè, lei consideri. Sì, vabbè, ma nell'immaginario collettivo, perché per ognuno di noi ha le sue. No, perché l'afrodisiaco deve necessariamente, specialmente per le donne, partire dalla lentezza. Nella vostra scheda di prima avete accennato al fatto di prendere gli uomini per la gola. Questa cosa in realtà io credo che sia legata molto di più ad un concetto antico, per cui il prendere l'uomo per la gola serviva a, tra virgolette, farsi sposare, non finire a letto. Tempi passati ormai. Tempi ormai remotissimi, penso, prego. Mentre credo che in realtà le donne vadano prese per la gola, perché la donna notoriamente, anche da un punto di vista fisico e biologico, ha bisogno di accumulare ossitocina prima di arrivare al momento del piacere, del sesso, eccetera, eccetera, e ha bisogno di tempo per fare questo, per cui tutto quello che richiede tempo nell'essere gustato, assaggiato, eccetera, eccetera, serve alle donne ad entrare nella dimensione sessuale, mentre invece per gli uomini è una cosa molto più veloce, non hanno forse neanche bisogno. Come tutto nella vita, però penso, è proprio una questione di uomo-donna. Senza fare allusioni, mi sembra che la differenza... Guardate, credo che ci sia una grande differenza fra i gusti alimentari delle donne e i gusti alimentari degli uomini. La signora non a caso ha detto preferisco la tagliata, perché la tagliata ha un aspetto molto meno sanguigno, molto meno maschile, molto meno forte della bistecca, mentre gli uomini amano cose che... Di solito le donne non amano, come gli animali, l'interiore, il baccalà, questi sapori molto forti, molto con odori anche molto forti. Bravissima dottoressa, le ha bastonati ben bene, vi ha distrutto completamente. C'è questa differenza tra... No, ma io sono d'accordo, c'è questa differenza tra uomo e donna. Ma secondo me il concetto poi anche sui piatti, piatto femminile e piatto maschile, sembra quasi automatico leggendo un menù quale sarà il piatto, cioè a me viene automatico pensare quale sarebbe il piatto che sceglie una donna e quale piatto che sceglie un uomo. Si può fare due menù, uno per le donne, basti, si possono fare due menù, uno per le donne e uno per gli uomini, è più semplice, anche per un uomo che invita una donna a cena. Certo, certo. Indubbiamente, però quello che più penso, deve essere basilare, che bisogna trasmettere le proprie emozioni, il proprio quello che uno sa dentro, e allora dopo secondo me verrà capito sia dall'uomo che dalla donna. Ah, quello è interessante. Ecco, il mio lavoro è quello di trasmettere, di trasportare emozioni, sì, di trasportare sensazioni. Lei più di...